Finalmente, c'è della luce. In passato mi sarebbe piaciuto trascorrere del tempo a studiare queste rovine. Viene da chiedersi cosa avrebbero potuto fare i Krogan se non avessero distrutto il pianeta. Vrex, siamo tornati in superficie. Beh, se riesci a vedere il sole, è già un progresso. E del verde. Pensavo che le piante fossero estinte qui. Ciò che vedete è la speranza, tutta quella che resta su Tujank. Un tempo questo era un mondo meraviglioso. Con un po' di fortuna potrà tornare ad esserlo. Shepard, quel radiatore è ancora intorno al velo. Cerca di uscire da lì e noi passeremo a prenderti. Ci proviamo. Occuparci del razziatore una volta arrivati lì sarà tutto un altro discorso. Più avanti! Abbiamo movimento! Qui niente, resta tranquillo. Lo allungo. Non è ancora finita. Attenzione, ne arriva uno di quelli grossi. Credo che sia finita per ora. Ci penso io.
Siamo ancora nelle rovine. Cerca di sbrigarti. Il razziatore non si è mosso e il cielo sembra sempre peggio. Vrex, avevi ragione. Già, abbiamo alcune idee a riguardo. Che c'è? Non ora, Vrex. Il comandante ha già abbastanza preoccupazione. Un'idea folle di cui potremo parlare più tardi. Per ora preoccupati soltanto di uscire da lì. Comincia il tiro al bersaglio. Shepard, sembra che più avanti ci sia un ponte. Cercalo. Recupereremo lì. Al momento siamo un po' impegnati. Detto che sarebbe stato facile. Comincio a non poterne più di questo posto. Va bene. Passando sotto il ponte. Scendi qua sotto, così potremo raggiungere... Aspetta! Carlos! Rex! Vieni qui! Dobbiamo raggiungere subito! Istinto territoriale di Carlos, confermato. Non ci prenderà mai! Continua pure, Shepard! Noi cerchiamo di seminare questo coso e ti raggiungiamo! Metallo di trasporto ottimo, integratore di ferro per dieta di... Mi chiedo dove siamo finiti. L'intero pianeta è una grossa trappola mortale. E il peggio è che Vrex si sta divertendo. Attenti, ce ne sono altri più avanti. Li vedo!
Andiamoci. Quasi seminato Kalros. Cerca di scendere da lì. Noi ti troveremo. Dobbiamo trovare un modo per scendere da qui. Shepard, qua giù! Brad, tieni d'occhio quel divoratore! Non voglio ci colga di sorpresa! Vai in fretta, Brax! Siamo troppo esposti! Muoversi! Per Kalros! Forza, Shepard! Ci siamo! Partite! Che ne è stato di breve? È possibile che sia sopravvissuto. A ogni modo era una vera scocciatura. Ora andiamo a chiudere i conti. C'è un razziatore che ci aspetta. Non abbiamo un piano per questo. So che abbiamo già sfidato la sorte in passato. Ma raggiungere quella torre... non lo so, Shepard. Cureremo la genofagia a qualsiasi costo. Il futuro della mia gente dipende da questo. Allora spero che l'idea di cui mi parlavi sia valida. A dire il vero, era sua. Kalros, la manderemo contro il razziatore. Potrebbe funzionare? Già discusso strategia. Devo solo distrarre il razziatore, allontanarlo da torre mentre cura viene sintetizzata e rilasciata. Cosa vi fa pensare che verrà? Secondo le leggende, è la madre di tutti i divoratori del pianeta. È tanto la sua casa quanto la nostra. Se Tuchanka possiede una collera, questa è Kalros. Chi l'ha affrontata non è mai sopravvissuto. Abbiamo attraversato il portale di Omega 4 e siamo sopravvissuti. Possiamo farcela. Questo è lo spirito. Come faremo a richiamarla? La torre fu costruita in un'arena dedicata alla gloria di Kalros. I Salarian pensavano che avrebbe tenuto lontani gli intrusi. Sembra che abbia funzionato. Là ci sono due maglie per divoratori, più grossi mai costruiti. Se li attiverete, Kalros verrà. Dovrebbe distrarre il razziatore. Nel frattempo, laboratorio vicino. Finirò di sintetizzare cura. Cerchiamo di uscirne tutti vivi. Avremo una storia incredibile da raccontare. Aspetta. Voglio che tu sappia che qualunque cosa succederà, sei stata una campionessa per il popolo Krogan, un'amica del clan Urdnot e una sorella per me. Per ogni Krogan nato dopo questo giorno, il nome Shepard sarà sinonimo di eroe. Ora mostriamogliene il motivo. Va, qui ci penso io! Sono Urdnot Brax e questo è il mio pianeta! Ci vediamo dall'altra parte. Non morire, Shepard. Avrò cura pronta. Entriamo, forza! Come on.
piuttosto presi, Vrex. Sei fortunata che io sia qui, ci penso io. Nostra sinistra! Continuiamo ad avanzare. Sulla nostra sinistra, uno dei manni! Il secondo è sulla destra! Raggiungerli! Della cura. Thank you.
Mordin, è pronta la cura? Sì, caricata per dispersione in 2 minuti. Procedura traumatica per Eva, ma non letale. Ricerca di Melon preziosa. Sta bene. La stanno portando al sicuro. Sua sopravvivenza fortuna stabilizzerà il nuovo governo se Vrex avrà qualche idea. Buona coppia, futuro promettente per Krogan. Sala controllo in cima a torre di velo. Devo prendere ascensore. Puoi salire lassù? Sì, richiesto accesso manuale. Devo neutralizzare sabotaggio di SOS. Assicurarmi che cura venga dispersa adeguatamente. Mordin, l'intera struttura sta per crollare. Deve esserci un altro modo. Bypass remoto impossibile. Colpa di contromisure di SOS. Non c'è tempo per regolare cura per variazione temperatura. No, nessuna alternativa. Non farò ritorno. Consiglio di allontanarvi. Esplosione potrebbe essere problematica. Mordin, no! Shepard, ti prego. Devo farlo. Mio progetto, mio lavoro, mia cura, mia responsabilità. Mi sarebbe piaciuto compiere test su conchiglie. Mi dispiace. A me no. Dovevo essere io. Qualcun altro avrebbe potuto sbagliare. Ho studiato specie Turian, Asari e Batarian. La temperatura è ora entro un campo accettabile. Dispersione iniziata. E grande esperto di scienza urbanistica e agraria, perché sono modello perfetto di scienziato sano. Tanto tempo fa, mio padre mi tradì in questo luogo. Il suo stesso figlio cercò di uccidermi. E così fui costretto a ucciderlo. Proprio in quel punto, la genofagia ci aveva ridotto a questo, ad animali. Oggi tu hai cambiato le cose, Shepard. Ora combatteremo per i nostri figli, non contro di loro. Peccato che Mordin sia dovuto morire. Avrebbe sicuramente voluto così. E sono sicura che ovunque sia. Sta già mettendo una buona parola per noi. Chiameremo uno dei bambini come lui. Magari una femmina. Ma, comandante, possiamo ringraziare te di persona. Di ai Turian che invierò subito le truppe a Palaven. E quando sarai pronta a cacciare i razziatori dalla terra, fammelo sapere. I Krogan sono tornati in affari. Addio, comandante. Cosa farai ora? Diffonderò la speranza che ci hai donato. Ora ci sono clan che si radunano nella valle di Kelfic. Parlerò con loro per fare in modo che questo dono non vada sprecato. Grazie per tutto ciò che hai fatto. E sappi che Urdnot Bakara ti considera un'amica. Hai fatto l'impossibile, comandante. Curare la genofagia. Non avrei mai pensato di vederlo con i miei occhi. Vrex ha accettato di aiutare i Turian,
Dovremmo avere il loro supporto. E immagino che ciò elimini Salarian dall'equazione. Il prezzo del loro sostegno era troppo alto. Beh, mi fiderò del tuo giudizio, comandante. Speriamo di non averne bisogno. Hackett, chiudo. Comandante, Urnoth Vrax ha iniziato a inviare truppe a Palaven. Lei ha mantenuto la sua parte dell'accordo e ora io manterrò la mia. La gerarchia Turian si schiererà con voi contro i razziatori. Sono lieta che possiamo aiutarci a vicenda. Solo così riusciremo a sconfiggere i razziatori. Questo è certo. A questo fine, molte navi sono pronte ad aiutare nell'assemblaggio del crucibolo. Garrus le coordinerà. Sì, signore. E quando verrà il momento di utilizzarlo, la nostra intera flotta sosterrà la Terra. Che gli spiriti veglino su di noi. Inizierò subito a organizzare il supporto Turian, Shepard. Devi essere esausta. La morte di Mordin non deve essere stato facile. Riposerò quando sarò morta. Sappiamo entrambi che serve una mente fresca per vincere una guerra. Non c'è posto per gli errori. Dovresti riposare un po'. Mi assicurerò che Joker non si lanci in missioni suicide. Se succede qualcosa, fammelo sapere. Avanti. Shepard, c'è una cosa che dovresti sapere. D'accordo. È un brutto momento. Stavo solo pensando agli amici che questa guerra ci ha portato via. La colpa è dei razziatori, non certo tua. Hai in mente qualcuno in particolare? Kaidan. Su Virmair si sacrificò per darci un'opportunità contro la Sovereign. E di fronte a questa guerra penserebbe di essere morto inutilmente. Sai che Kaidan non l'avrebbe mai pensato. Sì, una ragione in più per sentire la sua mancanza. Non avevi qualcosa da dirmi? Il consigliere Salarian ha un problema urgente. Fammi indovinare, ha chiamato la sala comunicazioni? Forse il Consiglio sta seriamente prendendo in considerazione il crucibolo. Ci vediamo giù.